No, praticamente ho fatto una tournée tra tutti gli espositori, mi sono tirato giù un po' dei soggetti utilizzati e vediamo cosa viene fuori, perché chiaramente non è che uno non l'ha provata prima, cioè la provavo No. mentre Carlo parlava. Mi sono svegliato stamattina ed il telefono si è rotto. Starnutito sul balcone mi è finito giù di sotto. Corro giù in Piazza Unità chiedendo amici per piacere. Lo riparate, ma mi dicono che questo è il Maker Faire. Quindi vai, puoi farlo tu, e appena fatto poi mi giro. C'è una macchina che sa come predire il mio futuro. Un orologio riciclato con gli scarti del 3D ed un robot che sta cantando il romanesco e fa così. E una partita in retro gaming in equilibrio e poi una piuma. Suono un theremin e lancio un razzo d'acqua sulla luna. Il telefono funziona, adesso viaggia a 4x e succede solo dentro il Maker Faire. Maker, tra fantasia ingestibile e follia. Maker, quando l'inventarsi fa poesia. Maker. 2022 torniamo ancora. Maker, davanti al macchinario della Bora. 2021 qua in Piazza Unità. Futura, ma poi mi travesto steampunk. E faccio un'ultima partita dentro quel simulatore. Faccio un vortice nell'acqua, un'esplosione nucleare. Il telefono funziona, adesso viaggia 10x e succede solo dentro il Maker Faire. Fantasia ingestibile e follia. Maker, quando l'inventarsi fa poesia. Maker, 2022 torniamo ancora. Maker, davanti al macchinario della Bora. 2021 qui in Piazza Unità. Futuro, ma poi mi travesto steampunk. 2021 qui in Piazza Unità, il Maker saluta, ringrazia e poi si va.